Joseph's Dancing School come la scuola più brava del mondo nella categoria Fusion. Amici di Voci dal Cilento, questa sera siamo ancora ad Altavilla Silentina perché c'è una festa speciale, una festa in onore di Giuseppe Federico e Giovanna Reina, che hanno vinto il Barcellona Dance World, un campionato mondiale di danza. Accanto a me entrambi gli ospiti di questa serata. Allora Giuseppe, sicuramente insomma un grande successo, una grande soddisfazione. Sì, sì, veramente una soddisfazione in tutto, dai ragazzi che hanno vinto, dalle congratulazioni che sono arrivate, dal mio comune, dal sindaco, dall'assessore, dal presidente della banca, dal presidente del consiglio, da Giancarlo Peduto, da tutti, veramente un grazie, dai genitori, soprattutto i genitori, veramente una cosa grandiosa, grazie di cuore a tutti. Oh mamma mia. I ragazzi che fanno capo alla tua scuola, la Joseph Dancing School. Sì, sì, oltre a quelli di Altavilla ci sono quelli di Postiglione, di Serre, di Controne, cioè un po' dove diciamo io ho la scuola, però quest'anno io ho fatto una piccola selezione di queste persone. L'anno prossimo farò di nuovo il Barcellona Dance Award e il Londra GB Dance Festival e cercherò di portare anche altre persone, perché ci sono persone che valgono, ragazzi che valgono, e li voglio portare. Mi dispiace che siano nate delle incomprensioni con alcuni genitori, con dei ragazzi, spero che si risolva tutto per partecipare
fare di nuovo insieme a questo grande evento, veramente. Un grande evento che hai condiviso con Giovanna. Giovanni, tu sei un po' più giovane di Giuseppe, quindi immagino un'emozione anche diversa, anche maggiore. Sì, sì, infatti, un'emozione fortissima. Poi diciamo, noi donne siamo proprio un po' più suscettibili. Sì, è stata una bella emozione, anche diciamo questo evento che ci ha organizzato il comune stasera, con la sfilata, veramente una cosa molto suggestiva. La cosa bella, lo dicevo a microfoni spenti con Giuseppe in un'altra occasione, questa è una disciplina che fa bene al corpo, fa bene a se stessi, ma soprattutto poi migliori il rapporto con gli altri. Certo, sì, perché comunque aiuta a socializzare con gli altri, appunto anche i bambini, cioè aiuta molto a crescere insieme, socializzare insieme, diciamo fare proprio un percorso di vita insieme. Cosa vi aspettate per il futuro? Per il futuro vedremo, ci sono tanti progetti, vedremo di realizzarli piano piano anche grazie all'aiuto degli altri, vedremo.